Ciao a tutti, ora parleremo di come prendere la corda, come posizionare le dita sulla corda, come tendere la corda con le tre dita e come arrivare in ancoraggio. Sembra una cosa banale, ma non lo è affatto ed è da fare bene con il giusto metodo e la giusta tecnica appropriata. Ecco, abbiamo visto come le dita trattengono la corda, come la portano verso l'ancoraggio, come stanno cercando gli allineamenti, come stanno portandosi in avanti. E in questo momento sono un tantino rigide perché sono una bella presa uncino con le tre dita e vediamo poi quando arriveremo in ancoraggio cosa succederà effettivamente. Ok, siamo arrivati quasi all'ancoraggio, praticamente siamo in ancoraggio e ora a questo punto il dorso della mano dovrà rilassarsi e le tre dita dovranno rilassarsi. Vedremo poi in modo più accurato, più avanti, come agire effettivamente sul rilassamento delle dita e sulla presa più o meno profonda. Vedremo, approfondiremo l'argomento. Questo che abbiamo visto è un discreto rilascio. Abbiamo visto come le dita che prendevano effettivamente la corda si sono rilassate. E abbiamo fatto tutto bene dall'inizio. Questo è un buon risultato per poter rilassare le dita e rilasciare la corda senza provocare grandi interferenze alla corda stessa e all'arco e rendere soprattutto ripetibile il tiro. Ora vediamo un pochettino più approfonditamente quello che è il discorso di presa della corda e delle dita. Parliamo di dita della corda e come andare in ancoraggio. Allora, innanzitutto, dita della corda, andiamo, mettiamo la nostra pattelletta. Le dita sulla corda devono prendere la corda tutte e tre insieme, come ci dice tutti i manuali, come abbiamo imparato al corso per neofiti. Le dita sulla corda vanno prese tutte e tre, in modo, diciamo, il medio un pochino di più, l'anulare e l'indice più o meno uguali. In questo modo qua, quindi prendiamo bene sulla prima falange, un po' di più, diciamo, un po' più in là della prima falange, che sarebbe poi la terza falange in anatomia. Sì, abbiamo visto come prendere la corda abbastanza profonda, ma non eccessivamente profonda, diciamo sulla prima falange, o come abbiamo visto anatomicamente parlando, sulla terza, una bella presa decisa e per poter andare in ancoraggio senza preoccuparci troppo. Di avere i muscoli delle dita più o meno rilassati. Questo avverrà poi in modo successivo, in un secondo tempo. Prendiamo bene una bella presa uncino, che poi una volta arrivati in ancoraggio rilasseremo senza andare sulle punte, sempre sulla terza falange, ma non tireremo in questo modo qua, in modo rigido, ma poi le rilasseremo, quindi rilasseremo sia le dita che il polso e l'avambraccio, che come ci dicono tutti i manuali dovrà diventare una catena. Pollice e mignolo se ne saranno completamente rilassati e non dovranno opporre nessuna tensione. Quindi andremo in ancoraggio in questo modo qua. Quindi, come abbiamo visto, fuori la spalla, estensione della spalla dell'arco e in ancoraggio, rilassamento delle dita
e la freccia partirà. Perfetto, abbiamo visto come portare la corda ai contatti. Non parliamo per il momento di allineamenti, di come strutturare il tiro, non è questo il momento. Nel prossimo video parleremo più approfonditamente dell'allungo e di come portare in allineamento tutte le forze. Però questo è il video in cui dobbiamo parlare di come prendere le dita sulla. Le possiamo prendere in modo più rigido e poi rilassarle poi in ancoraggio. Vedremo poi anche un pochettino sulla patelletta come dovrà avvenire lo string e qual è uno string adeguato per un arco lungo. Ma ne parleremo più avanti nel video. Molto bene, quindi abbiamo visto che la presa della corda deve essere una bella presuncino, pollice mignolo, se ne vanno via. Tutte e tre le dita dovranno andare, non devo vedere, non riesco a capire perché si perda l'arruare. Si può andare tranquillamente in ancoraggio con tutte e tre le dita. Perché dobbiamo ruotare il polso? Perché dobbiamo ruotare e avere una patelletta nella quale le dita sono in questa posizione? Tutte e tre le dita porteranno all'ancoraggio tranquillamente. Portare tutte e tre le dita in ancoraggio senza perderne alcuno è la tecnica classica dell'arco olimpico che si può tranquillamente applicare anche all'arco nudo. Non c'è nessun problema al riguardo, quindi la tecnica è sempre quella, un pochettino più sul medio, sull'indice e sull'anulare leggermente meno. Ma le tre dita dovranno essere ben agganciate alla corda e andare ai contatti. Non vedo perché debba essere ruotato il polso, che oltretutto ti farà più fatica a rilassare. Quindi la testa sì, potremmo appoggiarla leggermente, ma proprio leggermente alla mano ai contatti, più di tanto non è necessario. Ora vedremo dalla parte opposta come andremo effettivamente in ancoraggio e come le dita si dovranno rilassare. Lo vediamo questo spezzone. Vediamo da questo lato l'ancoraggio in questo modo, quindi tutte e tre le dita. Poi vedrete che una volta arrivato all'ancoraggio io rilasserò le dita della mano della corda. Parto per l'ancoraggio, rilasso e la freccia parte tranquillamente. Tutto qua, provate. Bene, abbiamo visto un buon rilassamento, non c'è bisogno di essere esagerato, ma un buon rilassamento del dorso della mano. Ovviamente l'avambraccio deve essere completamente rilassato e con esso anche il dorso della mano e le dita che scivoleranno sulla prima falange. Dopodiché con la nostra sequenza di tiro le dita si rilasseranno quasi a sorpresa, come al solito io dico, e la freccia partirà e andrà nel centro. Ancora due parole sulla presa della patelletta sulla corda. Molti mi chiedono quanto deve essere. Io tiro a 5 metri, è molto basso. Diciamo che normalmente si cerca di prendere sotto cocca a 50 metri, quindi a 50 metri la mia messa a punto deve essere in grado di a 50 metri con la presa esattamente sotto cocca o leggermente proprio 2-3 mm inferiore. Se non riesco, c'è qualcosa che non funziona, bisogna sistemarlo. Se siamo maschi adulti, poi ragazzini che hanno poche libbre o ragazze che hanno poche libbre, ne potremo discutere in altre occasioni. Diciamo che nello string è di circa 1,5 cuciture ogni 5 metri, che sono circa 3 mm, o circa 3-4 mm ogni 5 metri. Se siamo troppo bassi, cioè a fine patelletta a 5 metri, c'è qualcosa che non funziona nel nostro.
Io vi consiglio un rest un pochettino morbido, ancora meglio un rest che permetta, come il bottone fa sul piano orizzontale, un rest che permetta uno smorzamento anche sul piano verticale. Ad esempio Spigarelli ha messo un ottimo rest che permette, esattamente come fa il bottone per piano orizzontale, questo rest è importantissimo nell'arco nudo per smorzare il più possibile il piano verticale. E con questo sistema le frecce si alzeranno molto corte, quindi avremo uno string minore alle corte distanze, e la messa a punto ne favorirà sicuramente di questo fattore. Quindi è un consiglio che vi do, ma dello Spigarelli Spigamap che smorza sul piano verticale la freccia, ne parleremo in un prossimo video in modo più approfondito. Per ora abbiamo imparato come posizionare le dita sulla corda e niente. Allenatevi, provate, siate curiosi. Ciao, alla prossima.